E secondo lei cosa migliorerebbe e come migliorerebbe i sistemi di valutazione dei vostri servizi? Allora, nella valutazione dei nostri servizi, realizzare dei processi appunto digitali significa garantire la giusta flessibilità tra la raccolta dei dati e la caratterizzazione delle esigenze del territorio. Quindi abbiamo bisogno di realizzare dei processi digitali che siano al contempo flessibili rispetto, diciamo, all'esigenza di standardizzare per il confronto sul livello nazionale, ma anche aperti a una caratterizzazione locale per misurare appunto le risposte alle esigenze che vengono dal territorio. Come riprogetterebbe la comunicazione con i giovani? Allora, la comunicazione con i giovani è proprio da ripensare radicalmente. Perché i ragazzi ormai hanno dei tempi e la quantità di informazioni che vengono raggiunte, insomma, da questi ragazzi con gli strumenti nuovi social è in continua evoluzione. Va anticipata con delle pillole sempre più tematiche, sempre più in forme multidimensionali, direi, che sono non solo testo, non solo video, ma hanno, diciamo, più espressioni. E che però appunto seguono il cambiamento di delle generazioni più piccole, perché noi ricordiamoci che il cambiamento digitale accompagna non soltanto chi di digitalizzazione si occupa delle attività core, ma anche chi per lavoro, per corsi di studi, seguirà altre discipline scientifiche, ad esempio quelle umanistiche, ha bisogno comunque degli strumenti digitali.